arrivato il giornale. Omicidio al parco. Ragazzo morto. Questo è Davide. Ma era come ieri Davide? Oh madonna, non ricordo più niente. È vero, ero nel parco ieri sera. Porca. Non posso essere stato io. Ci vediamo da Paola. Vieni, sì. Sono felice di rivederti, insomma. L'altro giorno ti ho visto un po' male, ti ho fatto giro. Aveva detto degli assassini che è successo in giro. Sì, non abbiamo più una città tranquilla. Lo so. Il problema è che credo che sono stato io, però non lo faccio con... Sei stato? Non so, io sono in tutti i posti dove ci sono i omicidi, ci sono sempre io. Quindi non è possibile, troppe coincidenze, sono già 4 omicidi, così io sono sempre sul posto dell'omicidio. No, dimmi che stai scherzando. Non mi ricordo niente, cioè, perdo, ho vuoti di memoria, non so cosa fare. Guarda, secondo me... Cioè, se la faccenda sta così dovresti provare a costituirti. No, niente polizia, mi prende male. Niente polizia, dopo ma sai quanto non mi chiederanno mai. Ma sai quanto rischi se poi ti trovano loro? Guarda, vado via dall'Italia, vedo... No, altra idea. Adesso tu vai a casa okay. E ti chiudi lì. Io ho un amico poliziotto, parlerò con lui e cercherò di risolvere la faccenda. Mi raccomando, massima discrezione, arrivi a casa e ti barichi lì dentro. E adesso ci penso io. Non facciamo passi falsi. Vabbè, però mi devi chiamare subito, cioè io almeno sì. Chiamami subito. Immediatamente, tu arrivi a casa, io ti telefono e dici, okay. E nel frattempo contatto lui, ok? Dai, va bene. Dai, assieme. Va bene, tranquilla. Perché ormai non la vedo tanto.
con chi ho l'onore di parlare? Polizia. E da quanto ci risulta, lei è sempre nei paraggi tutte le volte che c'è un omicidio. Faccio semplicemente il mio lavoro, sono un giornalista. Allora, visto che noi facciamo il nostro, adesso lei ci deve spiegare perché tutte le volte è qua. Te l'ho detto, non faccio il mio lavoro, semplicemente quello. Sono un giornalista, non faccio nulla di male. Io mi sono stufato di questi giornalisti del cavolo. Cosa sa? Tenga giù le mani. Su, riguardo cosa? Faccio il giornalista. Guardo l'uomo piscia, venga qua. La stiamo interrogando, se non l'ha capito. Un mandato, qualcosa? Lei, se solo i vostri istintivi. Lei non si curi di questo. Cosa ha scoperto? Io non ho scoperto nulla. Sto indagando come fate voi. Faccio lei non lavoro. Può indagare. Noi siamo la polizia e lei informi i suoi giornalisti. Se io vi dicessi che so chi è l'uomo piscia. Continuiamo questa discussione centrale. Ha il diritto di restare in silenzio. Ogni cosa che dirà potrà essere usata in tribunale. Se non ha un avvocato, le verrà affidato uno d'ufficio. Buonissimo, avvocato. Certo. Dunque, lei ci sta dicendo che ha saputo fin dall'inizio di chi si trattava e non ha mai sporto denuncia. Non l'ho saputo fin dall'inizio, l'ho ricavato dalle mie indagini, diciamo. Faccio giornalista se è dimenticato questo particolare. Ma lei si rende conto che è morta dalla gente innocente? Delle giovani vittime? Mi rendo conto, sì, ho redatto io gli articoli. Dopo quanti omicidi ha saputo l'identità dell'uomo piscia? Ho iniziato a sospettare quasi da subito che potesse essere lui, però non avevo prove. Il mio lavoro alla fine è molto simile al vostro, non crede? Sì, ma i suoi compiti di cittadino sarebbero anche quelli di venire a informare noi se sa l'identità di questo possessore. I miei compiti di giornalista sono quelli di avere le scuse.